Oggi i clienti sono preparati e voglio condividere questo video con gli altri agenti immobiliari raccontando una mia esperienza personale vissuta qualche giorno fa. Alcune settimane fa Roberto ha acquistato il mio libro Vendere casa in 100 giorni perché è interessato a vendere casa. E qualche giorno fa mi ha contattato perché voleva alcuni consigli. Tra i vari messaggi che mi ha scritto c'è stato uno che mi ha lasciato di stucco e mi ha fatto dire wow, e lo voglio condividere insieme a te. Però da quello che ho visto tutte queste agenzie sono più o meno uguali e soprattutto descrivono le case e le pubblicizzano allo stesso modo di come si faceva 20 anni fa. Non adattano tecniche di marketing, si limitano alla semplice descrizione tecnica dell'immobile, cosa che non ti differenzia e ti espone a una guerra sul prezzo. Le foto sono mediocri e i video non sanno neanche cosa siano. Sono veramente molto scoraggiato da quello che ho trovato. Motivo per cui ho preso il tuo libro e ti ho contattato, però capisco che non essendo la tua zona di riferimento poco puoi farci. Quello che dovrei fare magari è capire la valutazione reale dell'immobile e poi magari tento la strada di pubblicizzarla da privato. Ecco un messaggio che puoi trovare anche nel riquadrino, anche se si leggerà poco perché il carattere è piccolino, però sono rimasto realmente di stucco leggendo questo messaggio di come oggi i proprietari sono preparati. Ora mi sono immedesimato nella gente che è andata a fare l'acquisizione da Roberto ed è tornato in ufficio non prendendo l'incarico, e magari nel percorso del ritorno si è dato tante giustificazioni oppure magari ha detto qualche aggettivo a Roberto per non aver preso l'incarico. Bene, io oggi voglio fare anche i complimenti agli agenti immobiliari che oggi realmente stanno facendo la differenza nel nostro settore, offrendo un livello qualitativo altissimo ai clienti. Infatti, soprattutto parlo dei venditori, spesso dietro la vendita di una casa si nasconde una esigenza reale molto forte. Infatti vendere casa non è mai il problema, vendere casa è la soluzione di un problema, perché i proprietari vendono casa per soddisfare delle loro esigenze personali. E in più sono triste quando vedo realmente che ci sono agenti immobiliari che lavorano ancora come 20-30 anni fa. È arrivato il momento di evolversi. Tante professioni si stanno evolvendo, molte si stanno creando oggi, che non esistevano neanche qualche anno fa. Quindi, se vuoi ottenere dei risultati, soprattutto se non stai ottenendo i risultati che vuoi, è arrivato il momento di aggiungere nuove attività all'interno delle tue prestazioni quotidiane. Devi aggiungere altre attività, testarle e poi vai a vedere se modificarle oppure eliminarle. Ma devi innovarti. Ora, io non sono nessuno per darti questi consigli, però valuta il messaggio, rileggi il messaggio di Roberto e analizza, nel caso in cui fossi stato tu ad andare a fare quell'acquisizione, se Roberto ti avesse fatto i complimenti perché avessi soddisfatto le sue aspettative, oppure se Roberto avrebbe pensato le stesse cose che mi ha scritto nel messaggio. Questa è stata la mia esperienza e sono sicuro che aiuterò Roberto a vendere casa. E tu aiuterai i tuoi proprietari, i tuoi clienti proprietari a vendere casa? Sono sicuro di sì, perché ricorda che dietro alla vendita ci sta sempre una grande esigenza. Ciao!